Calcio svizzero in lutto dopo il ritrovamento ieri del corpo di Floriana Ismaili, la 24enne annegata nel lago a Musso. La giovane era dispersa da sabato scorso dopo un tuffo da una barca ed è stata recuperata ieri dai sommozzatori dei vigili del fuoco a 204 metri di profondità, a poca distanza dal punto in cui si era buttata in acqua per una nuotata. La calciatrice, punto di riferimento anche della nazionale rossocrociata, era il capitano della formazione femminile degli Young Boys e la società ha pubblicato un messaggio di cordoglio e un video preparato dai compagni per testimoniare la loro vicinanza alla famiglia della giovane. «Siamo molto turbati e colpiti», hanno scritto. Tra i primi messaggi di cordoglio alla famiglia, quello di Gerdan Shaqiri, ex giocatore dell'Inter e della nazionale svizzera. La procura di Como ha disposto l'autopsia sul corpo di Floriana per chiarire esattamente la causa della morte e capire se la calciatrice sia stata tradita da un malore quando si è tuffata. L'esame dovrebbe essere effettuato domani all'ospedale Sant'Anna. La famiglia potrà poi riportare a casa per l'ultimo saluto la giovane calciatrice.